Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con la play review di Ashley Young. Si presenta con 80 di overall, 87 di velocità, 84 di dribbling, 74 di tiro, 36 di difesa, 78 di passaggio e 56 di fisico. Ruolo, asa o terzino, vabbè, tutti lo useranno come terzino, ma comunque 36 di difesa, capite già che può e deve essere un contro, perché 36 è la statistica di un esterno, non di un terzino. Beh, credo che tutti abbiate provato la sua versione non in forma, quindi esterno, e comunque alla fine il giocatore rimane più o meno lo stesso. Costa 18.000 crediti perché è terzino, perché secondo me se fosse stato esterno questo sarebbe stato, dopo Hazard, il migliore esterno della Premier, perché a me personalmente Schürrle proprio non piace, quindi questo secondo me sarebbe stato molto buono come esterno. Comunque vediamo le sue caratteristiche. Il suo proprio grande è la velocità, 87, e gliel'hanno aumentata, infatti raggiunge 89 di accelerazione e 85 di velocità scatto. Quindi adesso come terzino, se ovviamente lo dovrete usare come terzino, o lo mettete fuori ruolo, non è una grande idea, e usandolo come terzino la velocità gli permette di recuperare, anche avendo 36 di difesa con delle statistiche penose, in velocità comunque può recuperare gli esterni che lo saltano. Le caratteristiche difensive non ha nessuna buona: 48 di aggressività, 49 di intercettazioni, 53 di contrasti in piedi, 31 di scivolata, e non è neanche forte di testa perché ha 60 di salto e alto 1,75 m e ha 42 di precisione di testa. Quindi in definitiva Young difensivamente è veramente scarso. In fase difensiva non potete contare su di lui, però in fase offensiva è veramente forte, perché ha tutte le caratteristiche che lo portano ad essere un ottimo terzino di spinta. Con la velocità che abbiamo già detto, anche un ottimo dribbling aiutato anche da 4 stelle skill, e soprattutto il rating alto medio che lo porta ad essere sempre comunque propenso all'attacco. Non Qui Young ha dei pro ovviamente in fase offensiva, però, perché come detto la velocità è buona, il dribbling è ottimo. E anche il tiro, ovviamente, però terzino non potrete mai avanzare così tanto da poter tirare, però magari quando sul calcio d'angolo la palla viene messa fuori, o magari il calcio d'angolo mi è battuto proprio per lui che si trova al limite dell'area, quando arriva il pallone e calcia in porta, secondo me lì diventa decisivo, perché a differenza di molti terzini che hanno un tiraccio, lui calcia bene. E il passaggio anche per il terzino, essendo un terzino può lanciare lungo, e ha 72 di passaggio lungo e 76 di passaggio corto, però ha anche 81 di visione, che comunque è un ottimo valore, cioè un valore di un centrocampista centrale, non di un esterno, e in questo caso di un terzino. Quindi il passaggio secondo me è un altro pro. L'unico altro contro che ha è il fisico, perché Ashley Young ha 56 di fisico e come detto 51 di forza lo penalizza sia in fase offensiva che difensiva, perché ha la velocità ma il fisico non ce l'ha, quindi recuperarlo diventa facile. Se per esempio si trova di fronte Walker, Walker lo recupera molto facilmente perché Walker ha forza fisica a differenza sua, però gli altri terzini secondo me li può superare, anche perché ha 86 di equilibrio e quindi magari potrebbe resistere allo scontro fisico, cioè ovviamente non prolungato, solo inizialmente comunque ce la può fare. In definitiva Young è un buon giocatore, abbiamo deciso di rimandarlo perché il terzino non si può vedere, è rimandato perché dovesse ricevere un'altra versione in form, spero vivamente che questa sia esterno e lì sarebbe promossa a pieni voti, perché già questa sarebbe promossa se non fosse terzino. Quindi rimandata a un prossimo in form. Niente, il video è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Ciao e alla prossima!